Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati su Monopoly Software Shop. Oggi vi spiegherò perché il vostro fucile spara male e no, non è perché è uno Esattamente, oggi andremo a parlare di uno di quegli aspetti della vostra replica che trascurate, che non conoscete e che invece dovreste conoscere. Nel caso conosciate già come funziona il vostro spin o il vostro hop, ovvero il gommino che sta all'interno della vostra replica, ci saranno comunque informazioni molto utili a ognuno di voi, perché vi andrò a spiegare precisamente come, cosa, quando, perché è quello che consigliamo noi per far sì che il vostro fucile da software spari veramente a cannone. Ovviamente prima di partire, sigla. Non stiamo utilizzando il termine perché non è la terminologia corretta. La terminologia corretta per è gommino spin o gommino hop, così ve lo dico, vuol dire quello comunque, cioè così è la terminologia corretta. Sapete perché non conoscete queste marche di gommini e come mai non sapete quali sono i migliori e soprattutto perché avete buttato via un sacco di soldi in attrezzature che non vi servono? Perché probabilmente non conoscevate Monopoly Software Shop, negozio di attrezzatura, software, tattica, militare, outdoor e un sacco di altre robe sempre legate al mondo tattico che vi offre incredibili prodotti a prezzi veramente ottimali. La qualità è insuperabile. Monopoly Software Shop, link in descrizione. Prima di buttarci nelle migliori marche, in quello che dovreste fare con i gommini montati sulle vostre repliche e bla 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 bla, tutto quello per cui siete qui, spendiamo due secondi per la parte ancora più importante, ovvero come sono fatti i gommini, perché si usa un gommino, cosa vuol dire flat, cosa vuol dire diamond, cosa vuol dire la terminologia normale, così poi avete gli strumenti per comprendere quando si parla. Questo è un gommino completamente girato, quindi è la parte interna di quello che vedreste normalmente, completamente flat. Vedete che su tutta la sua superficie non c'è nulla. L'abbiamo girato come un calzino per permettervi di comprendere esattamente come sono fatti. Questi gommini vengono applicati sopra la vostra canna, all'interno della TOPAP, e vi permettono di dare quello spin, infatti gommino spin, al vostro pallino e vi permettono di tirare più lontano e sfruttare effettivamente il sistema con cui tutte le nostre repliche di fucili airsoft funzionano con. L'ho invertita alla fine ma avete capito. Questi gommini non si utilizzano praticamente più perché sono stati surclassati. Ah, ma questo non ci arriva a casa. Sono stati surclassati da gommini che invece hanno dei sistemi più intelligenti, che sono quelli che andremo a vedere adesso. Ricordo sempre che sono girati come dei calzini, quindi voi normalmente li vedreste tutti uguali da fuori. Noi li abbiamo girati perché così possiamo farvi vedere effettivamente come sono fatti. Noterete che questo gommino non è completamente flat, piatto, ma una gobbina. Guarda che bella gobbina, pipipi. Perché è una gobbina? Molto semplice, perché nel sistema di funzionamento di una TOPAP, quindi di un gommino montato su una canna, poi inserito all'interno di una TOPAP, c'è un tondino, che poi può avere varie forme, che si chiama pressore, che va a spingere qui sopra il gommino, quindi va a spingere il gommino all'interno della canna, e il gommino, spinto dal pressore, va a toccare il pallino che passa attraverso la canna prima di fuoriuscire, gli dà una rotazione e questo ovviamente, come noi già sappiamo, va a volare in un determinato modo parabolico. Questo sistema di gommini OPAP è lo standard oggigiorno e ha surclassato quello completamente flat per un semplice motivo. Grazie alla sua gobbina possiamo andare a spingere all'interno della canna una porzione più omogenea di gommino che va a toccare il pallino in maniera più omogenea e permette di evitare che, se il pallino non tocca perfettamente il pezzettino di OPAP all'intererno della canna, questo prenda dei giri strani, perché come potete immaginare, se non tocca perfettamente dritto il pallino che passa ma lo tocca leggermente di lato, quello poi dopo non spara costantemente. Vi capita quando state sparando con la vostra replica e vedete che un pallino va dritto, uno va di là e uno da un'altra parte. Non è sempre dato da questo, attenzione, ne parliamo dopo, però è un elemento da prendere in seria considerazione. Va da sé che grazie quindi a questa gobbina abbiamo delle performance migliori. Il vantaggio di questo tipo di sistemi è che sono abbastanza semplici, hanno delle buone tolleranze e permettono quindi di essere montati sulla stragrande maggioranza delle TOPAP e delle canne e di funzionare bene. Ma esistono anche gommini diamond, che vengono chiamati diamond perché, come potete vedere, ricordo sempre che è girato come un calzino, quindi voi non vedrete mai questa roba, lo vedrete ribaltato dall'altra parte. Hanno questo diamantino giusto lì in mezzo e queste due stanghette di lato.
E perché mai avranno una forma così simpatica e soprattutto così stravagante? Molto semplicemente. Perché? Molto semplicemente perché sì, può funzionare. Indipendentemente come il pallino va a toccare la parte di OPAP che entra all'interno della canna, che è questa qua fatta a diamante, l'ultima parte gli dà la rotazione necessaria. Quindi è molto più semplice e quindi vi garantisce che il pallino vada sempre in quella direzione con quel determinato tipo di spin. Se avete dei dubbi ci sono i commenti in cui potete anche dirci che tipi di contenuti vorreste vedere, se vi piace il video. E subito di fianco c'è anche il tasto dei like e subscribe. Iscrivetevi al canale. Quindi, in sostanza, sono dei sistemi più complessi rispetto agli altri, questi fatti a Diamond, ma offrono delle prestazioni ancora superiori rispetto a quelli standard con la gobbina. Ovviamente all'interno di tutta questa massa di informazioni ci sono anche poi i vari produttori di gommini OPAP. Noi personalmente consigliamo Maple Leaf o FPS. Maple Leaf lo conoscete tutti perché è uno dei marchi più blasonati all'interno del mondo del software e presente da più tempo, che ha fatto cose molto interessanti e che ci piacciono parecchio. E ovviamente anche FPS, prodotti italiani, sul settore, sul campo, che fa della bella roba. Va bene Red, fantastico, però a me non me ne frega niente di tutta questa roba. Io vorrei solamente sapere cosa devo montare sul mio fucile da soft air per farlo tirare come Dio comanda. Deve essere un laser. Cosa monto? Potrebbe sorprendervi, ma non c'è un'unica risposta corretta. Ovvero che quando si parla di gommini bisogna tenere presente che non è solamente il gommino che va a far sì che il pallino esca in una determinata maniera, ma che ci sono altri player, altri giocatori che devono lavorare insieme per far sì che il fucile spari dritto o in maniera molto performante. Visto che non vogliamo fare un video di 2 ore, vi consiglio caldamente di farli montare a un esperto. Noi personalmente abbiamo uno dei lab con delle persone estremamente brave sia a montare che a modificare i fucili, quindi vi consiglio caldamente di farlo fare a un esperto, anche perché, come detto, non è che vi basta prendere l'OPAP giusto per la vostra replica, e poi anche lì bisogna vedere se lo sapete scegliere, ma bisogna anche montarlo, far sì che funzioni. Un esperto vi consiglia ed evitate dei cazzi. Io stesso continuo a farli cambiare sempre a qualcuno e non li cambio da su. È un team di fissiati esperti. Quello infatti su cui mi vorrei concentrare adesso è far sì che voi riusciate a capire, comprendere quando il vostro fucile ha bisogno di cambiare OPAP o da segni di problematiche legate ad esso, e soprattutto veramente quando è il momento di fare determinati lavori sul vostro OPAP, sostituirlo, bla bla bla. Punto 1. Il pallino all'interno della canna non viaggia dritto così, ma rimbalza, perché gli viene data una rotazione, quindi fa tutto. Questo cosa significa? Che va a toccare la canna, ovviamente, in più punti. Sapete cosa succede se usate pallini bio, soprattutto di qualità molto bassa, a differenza di quelli che trovate linkati in descrizione insieme ai migliori OPAP di cui parleremo a breve? Beh, che vi lasciano delle tracce sulla canna, che quindi si va a sporcare, parlo di canna interna, ovviamente, che quindi si va a sporcare e il fucile poi spara da culo. La maggior parte dei problemi, infatti, legati all'OPAP non sono tanto che l'OPAP non sta facendo il suo dovere, ma che la canna è sporca. Sporco poi in qualche modo finisce all'interno di tutta la replica, il pallino non riesce più a uscire per tutta una serie di problematiche, tra cui l'avete messo voi a casa, avete spinto troppo e quindi è completamente otturato e voi friggete il fucile. True story. Cioè, varie true stories. E questo è uno. Il secondo punto è che i gommini OPAP fanno parte di quei componenti del software dell'airsoft che si consumano, sono consumabili. Cosa vuol dire? Che se voi acquistate una replica, voi fate una modifica a una replica e ci tenete sopra lo stesso OPAP per 4 anni, ma anche per 2 o anche per 1 a seconda che lo scarichiate o meno dopo che avete finito di usare la replica, sapete cosa succede? Che l'OPAP va in mona, per usare un termine divertente, non funziona più e voi sparate da culo. E non è tanto che la lavorazione è stata fatta male, ma è che bisogna cambiarli i componenti consumabili. In aggiunta a questo c'è un altro punto molto importante. Il gommino è fatto di gomma, plastica, insomma, una mescola di vari componenti plastici. Cosa succede quindi a materiali siliconici, gomme e resto quando la temperatura varia? Che la resistenza di questi ultimi varia a sua volta. Questo cosa vuol dire? Che ci sono determinati tipi di gommino da utilizzare quando fa molto caldo e quando fa molto freddo. Red, ma che tipi di gommini sono montati all'interno della mia replica? Io non lo so, perché non mi ricordo, perché non trovo il libretto, perché non cerco su Google mio modello di fucile che tipo di coso ha dentro. Tendenzialmente, sulla stragrande maggioranza, praticamente tutte le repliche da soft air, out of the box, a parte in vari casi, ci sono dei gommini con una gradazione che va bene per tutto e non va bene per niente.
in generale stiamo intorno ai 60-65, varia per ogni tipo di modello, a seconda del produttore, a seconda di cosa gli girava in quel determinato momento, quindi prendete questa cosa con le pinze. Ma non vi preoccupate, perché il buon Redone è qui per salvarvi, e oltre a frizzare il microfono con questo suono di plastica, vi fa vedere tutte le possibili varianti. Questi sono dei Maple Leaf Super Silicone, tengono meglio la frizione, e sono la sfumatura di gradazioni che Maple Leaf decide di dare. Ovviamente, se qui non c'è il 65 gradi o il 63,2, non è perché quello lì non va bene, ma è semplicemente perché a seconda del tipo di produttore possono avere gradazioni molto più dettagliate o un pochino più larghe, anche perché a seconda dei prodotti che vanno a comporre la gomma può andare a cambiare. Maple Leaf, tra l'altro, li fa a prova di un personaggio stupido che però non ci mette in una posizione ambigua se lo nominiamo. No, no, fermiamoci, perché sono già stati detti troppi nomi da bippare. Come vedete, hanno vari colori a seconda della gradazione. Come funziona la gradazione? Più fa caldo, più vi serve un gommino pop con gradazione alta. Come funziona la gradazione? È super semplice, perché anche i dislessici come me lo possono collegare mentalmente per ricordarselo. Più la gradazione del gommino è alta, più è fatto per tenere temperature alte. Questo può valere sia quando fuori fanno 80 gradi all'ombra, sia quando avete dei rough col fucile da 180 palline al secondo e ovviamente ve lo sfrigolate in alternativa. Questo è un gommino 80 gradi Super Silicone Maple Leaf, come potete vedere è di quel colore lì ed è riportato qui la sua gradazione, ed è un gommino che tendenzialmente si usa d'estate anche, perché anche se avete rough alti consiglierei di metterlo in estate, ma lì ci penserà poi il vostro meccanico di fiducia, che è quello del Monopoly Software Shop, ovviamente, che vi consiglierà quale mettere. Nello spettro completamente opposto troviamo ovviamente il 50, che come vedete è verde e lì in alto è riportato 50, che invece è un gommino invernale, quindi ha una mescola di componenti, plastici e gomme all'interno che gli permette di reggere meglio a temperature basse, senza che questo si vada quindi a bloccare e senza che non faccia il suo lavoro anche quando fa molto freddo. Comunque consigliamo di averlo e utilizzarlo su fucili prof contenuti, altrimenti vi consigliamo di mettere dei gommini che stanno nel gradiente giusto in mezzo. 50, 60, 70, 80. Vi ho detti tutti, ovviamente voi se avete un 50 e avete un rough alto metterete il 60 d'inverno. Come d'estate, se avete un rough basso, magari non montate un 80 ma mettete un 70. Questi sono i gradi che diamo come esempio. Ogni caso è differente. È bellissimo a modo suo. Red, io voglio comprare il nuovo fucile, ma non voglio un gommino pap di madre. Ci vorrei un gommino buono. Come faccio? Te lo devo comprare, poi ti rimando il fucile, me lo monti tu, devo venire in negozio fisico, mi devo fare 184 milioni di chilometri per venirvi a trovare? Sì, perché ci fa piacere vedervi, ma non temete, perché potete acquistarlo direttamente come prodotto sul nostro sito, come manodopera col cambio OPAP. Voi mettete all'interno del vostro carrello quel determinato tipo di prodotto lì, vi consigliamo sempre di chiamarci, perché così vi possiamo consigliare il tipo di OPAP che è migliore a seconda della stagione e del tipo di replica che avete, a seconda della canna, a seconda del tipo di pressore, a seconda della TOPAP. Vedete come ci sono un sacco di elementi divertenti, e potete avere un fucile che, come brand molto blasonati, per esempio VFC Executor, esce già con un gommino Maple Leaf adatto al determinato periodo in cui lo dovete andare a utilizzare. Torno a dire, poi ho veramente finito di farvi questo pippone che vi è utilissimo, quindi prego, tranquilli, sono qui apposta. È opportuno non solo cambiarlo magari ogni 6 mesi quando cambia la stagione, come le gomme e i pneumatici delle vostre autovetture. Guardate com'è semplice, il mondo alla fine gira sempre intorno alle stesse cose, ma anche se sparate veramente come dei idrazza. Ho detto bello lungo, così al contrario è più corposo. Ovvero che i gommini OPAP si consumano, ergo se vedete che il fucile spara male e la canna è pulita, forse il gommino OPAP è da cambiare. Ok? Quindi non è che potete continuare a fare il cambio gomme all'infinito, a un certo punto cambierete i pneumatici usurati e ne metterete nuovi. È letteralmente la stessa identica cosa. Red, ma come faccio a capire se è usurato? Non c'è un numero di pallini che mi identifica quando non va più bene? Sì, tendenzialmente fanno un ciclo di 8/12 sacchetti di pallini. Quindi se sparate 8, tra gli 8 e i 12 sacchetti di pallini sono da cambiare. Ovviamente se ci portate una replica che ha bisogno di fare il cambio gommino, ma non è usurato, non è da cambiare, non è che lo buttiamo via. Lo tenete, poi come gli pneumatici delle vostre autovetture, li rimettete su al cambio della stagione. Alcuni produttori che noi trattiamo vendono direttamente la coppia, ovvero un gommino estivo, un gommino invernale, così ce l'avete già nello stesso pacchetto. Ultima roba importantissima, non abbiamo parlato di alcuni sistemi di gommini.
Speed. Per vari motivi, tra cui non volevamo fare un video di 2 ore, è perché noi riteniamo che questi sistemi siano i migliori. Gli altri o li conoscete già e ci chiedete voi se è opportuno o no montarli, e in generale sì, ne parliamo poi più avanti. Ok? Non è che li volevamo pisciare, semplicemente non è il momento di farlo. Detto ciò, io vi ricordo nuovamente che trovate tutti i nostri gommini OPAP che consigliamo e che vi torno a dire fanno sì che la vostra replica spari come Dio comanda, linkati in descrizione e nel primo commento in evidenza. All'interno della descrizione troverete un sacco di cose incredibili, tra cui anche il link del Monopoly Software Shop, negozio di Reggio Emilia che vi offre attrezzatura da software, tattica, militare e via discorrendo ad ottimi prezzi. Un altro modo di rimanere sempre sintonizzati è venirci a seguire sui nostri social, ovviamente Instagram, TikTok e via discorrendo, tutto linkato in descrizione. Guarda che comodità! Soprattutto perché se non ci venite a seguire lì, uno, la replica si spacca, è scritto, cioè c'è proprio scritto nella clausola di iscrizione al canale, e soprattutto perché potete rimanere sintonizzati e far parte della vita del canale, apparendo anche nei nostri video. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con noi in questo splendido sabato. Vi auguro un weekend pieno di partite di soft air e di divertimento senza che la vostra replica smetta di funzionare per colpa dello pop sbagliato. Qui da Red è tutto e come al solito, stay angry. In descrizione c'è anche il canale secondario con un sacco di roba stupida che qui non ha un posto. Però la trovate lì. Terra Softat.